Siamo in collegamento con Davide Tricarico, autore del libro L'antro ed altre storie. Ben trovato, grazie per essere collegato con noi. Grazie a voi. Allora, lei di professione è un otorino, però si diletta con la scrittura. Cosa racconta in questo libro edito da Kairos? Senta, mi è venuto in mente di scrivere queste poche pagine, in effetti, quando ho visto in una trasmissione televisiva un anziano signore che imboccava una donna, anche lei molto anziana, e le chiedeva com'era questo, il cibo, se era caldo, freddo, se era gustoso. E questa signora non rispondeva per niente perché evidentemente aveva qualche problema, anzi, grossissimo problema cerebrale, forse qualche cerebropatia tipo Alzheimer, eccetera. Ma lui continuava a fare le domande. Un amico che era vicino a lui a un certo punto lo interrompe e gli chiede: ma perché fai tutte queste domande se lei non ti riconosce neanche più? E lui risponde con una risposta chiara, definitiva, dicendo: ma io so chi è lei. Quindi questa è la tragica solitudine di un amore. Quando resta soltanto lui ad amare e a continuare questo amore nonostante tutto. Quindi è la condivisione di un dolore enorme. Sì, sono quei dolori enormi perché la persona resta quasi a vivificare, ad innaffiare un albero che ormai non ha più foglie. Però questo gesto, questa gestualità continua, quotidiana, dà l'idea di quanto affetto ancora nutrisse questa persona per questa donna e che senza di lei evidentemente lui non era più niente. Quindi sono praticamente cinque episodi con un filo conduttore che tiene insieme la trama, la solitudine e ciò che resta dopo un amore perduto. Esattamente, esattamente. E infatti diciamo che un po' mi preoccupava di cadere in una sorta di riduzionismo sentimentale. Poi ha prevalso la voglia di raccontare, quindi ho tirato fuori queste storie, ma ce ne potevano essere tante altre, insomma. Mi sono venute in mente queste, anche perché ho avuto dei ricordi, anche un altro racconto, un ricordo di una tragedia di un pullman che tornava da una gita scolastica e che precipitò e quindi molti bambini morirono e i genitori rimasero appunto in un dolore immenso. Quindi mi sono venute in mente queste storie per raccontare in modo che le persone capissero che non c'è solamente l'amore, la parte gioiosa, felice dell'amore, ma l'amore comporta, se veramente tale, anche un grandissimo dolore. Inevitabile. Soprattutto quando si perde questo sentimento. Certo, allora noi le facciamo in bocca al lupo per il suo libro che naturalmente si può trovare nelle librerie, si può comprare anche online. Sì. Arrivederci e buona scrittura ancora. Grazie mille, arrivederci a loro, grazie, grazie alla vostra attenzione.